Aspettate, siete in una posizione precaria, ma precaria, che se poco poco tira un alito di vento, boom, cadete a terra. Piccolo video di cose che ho comprato da Ikea. Devo fare la tinta perché si cominciano a vedere i capelli bianchi. Io non sono vecchia, anche se lo sembro, perché struccata sembro molto più vecchia di quello che sono, però ho qualche capello bianco. Sarà lo stress. Andiamo veloci. Sono andata da Ikea e questo è un haul di cancelleria, quindi per le appassionate di cancelleria questo è il video per voi. Brevissimo. Post-it. Guardate che carini, con le virgolette, lo smile, il punto interrogativo, punto esclamativo e poi quelli più grandi con punto esclamativo e virgolette, sempre l'unghia che ho provato uno smalto. I prezzi sono irrisori, non li ricordo, però sono carini, sono molto carini. Poi, sempre da Ikea, ho preso questo. Che cos'è? È un block notes con la banda magnetica, con la calamita. Perché? Perché io lo appendo sul frigorifero, in modo che quando comincia a mancare qualcosa lo scrivo e non dimentico e tranquillamente ho già pronta la mia lista della spesa. Altro acquistino che ho fatto sono queste due piccole agende, che poi secondo me non sono agende, ma sono block notes anche questi, molto piccoli, molto carini, e vorrei utilizzarne uno per poter, ve li faccio vedere da vicino, vedete tutto a point, anzi ne apriamo uno visto che ne ho due, ne apriamo uno, per utilizzarlo, sapete ormai che ho perso il mio block notes con tutti i miei appunti sui video, che era color lilla, purtroppo l'ho perso e vabbè, e questo invece è quello di Ikea, che ho preso da Ikea. Come lo apro? Ah, così si apre, carino. Guardate che carino, lo faccio vedere, è a pois anche dentro, lo trovo molto carino e volevo utilizzarlo forse per prendere appunti, idee, trascrivere qualcosina riguardo ai video, anche perché vorrei fare dei video tag e vorrei cambiare un po' il canale, nel senso vorrei parlare anche di altro, non solo fare haul, eccetera. Quindi se avete delle idee, se avete dei consigli, se avete degli argomenti su cui vorreste parlare insieme a me, scrivetelo sotto ai commenti. Altro block notes, questa volta a righe, semplice, senza banda magnetica, da posare sulla scrivania, in ufficio e così via. E poi ho preso questi bigliettini con buste bianche, e poi abbiamo Jerry, è arrivato il mio gatto, quattro bigliettini a pois e quattro a righe. E ne ho prese due confezioni perché fanno sempre bene. Poi ho preso un altro di questi block notes e poi ho preso il quaderno, dentro è anch'esso a righe, un quaderno molto più grande, ecco la dimensione rispetto alle mie mani. Questo quaderno, qui c'è il mio gatto che poverino è stato operato, però i punti sono già caduti e poi ho preso questo. Questo è molto carino, guardate che sembra carta pesta. Ha un'apertura magnetica, adesso non lo apro, però ha un'apertura magnetica ed è un quadernino e non credo che ci siano le righe. Queste sono delle piccole idee per le amanti della cancelleria. Brevissimo video per dirvi ciao e per dirvi che sono appena tornata dal lavoro, quindi sono distrutta. Adesso andrò a farmi la tinta ai capelli perché me la faccio da sola questa volta, ci proviamo. E così almeno non sono sporchi i capelli, ma sono un po' disordinati, stanno crescendo. E perché dopo il lavoro sono uscita e sono andata dal dentista che ha controllato la situazione del lavoro e quindi per giugno dovremmo concludere tutto il lavoro. Quindi per giugno mi vedrete con un sorriso da qui a qui, perché io sorriderò per farvi vedere il lavoro che è stato fatto. Con tutto quello che è costato, vale solo la pena sorridere. Non potrò mai più piangere, non potrò mai più essere seria, perché con le migliaia di euro che sto spendendo per i miei denti, dovrò sempre andare in giro ridendo. Lasciate stare, sono pazza. Bacio!